Un seminario, quello di oggi alla Scuola di Musica Sarti, che è partito da uno sguardo alle tecniche dei singoli strumenti per approdare ai criteri guida di un'improvvisazione senza rete. Oggi un seminario qui alla Scuola di Musica Sarti, di che cosa parlerete? Ah, eh, ancora dobbiamo, dobbiamo decidere, però. No? Ma parleremo sostanzialmente di in che modo la musica che facciamo, il nostro modo di improvvisare, eh, trae origine da un genere che potremmo definire jazzistico. Vedi, tutta questa perplessità è perché è una musica abbastanza strana, è un modo di suonare abbastanza particolare che personalmente, essendo italiano, eh, non avrei mai potuto immaginare esistesse prima di andare a New York. Quindi molto newyorkese come rientra in un genere ben preciso? Ma siamo sempre lì, è molto difficile la catalogazione, è sicuramente musica che fa largo uso di improvvisazione, ehm, però non è un'improvvisazione necessariamente inscritta in dei canoni precisi. Naturalmente prevede la conoscenza di, di canoni precisi, eh, però mh, spazia secondo criteri di ascolto che secondo me sono un po' al centro del gioco improvvisativo e di quello che vogliamo parlare anche con loro. Come nel teatro non c'è un canovaccio, voi usate uno spartito oppure no? No, no, sono composizioni, sono composizioni scritte da, da me in particolare in questo caso, e, quindi c'è una struttura compositiva molto precisa e c'è un gioco improvvisativo che eh, in maniera molto precisa trae origine da questa struttura secondo dei criteri mh, che non sono niente affatto casuali. Solo che non sono riconducibili diciamo, a un genere eh, preciso, anche avendo una serie di riferimenti, ovviamente, solitamente nel jazz, ma eh, a me diverte sempre molto essere, da quando frequento queste musiche, eh, frequentare più le aree jazzistiche, perché io non ho assolutamente una formazione jazzistica, mentre invece loro due eh, ce l'hanno e molto solida. In che modo è avvicinato a questo genere, tra virgolette, musicale? Ma io vengo dalla chitarra classica, eh, dalla musica contemporanea che ho praticato moltissimo e quindi collaborando con compositori a esecuzioni di partiture, eh, di prima esecuzione di, di partiture che facevano usi di linguaggi molto diversi tra loro, eh, mi sono avvicinato all'improvvisazione che in realtà prima di studiare musica in conservatorio era un genere che praticavo moltissimo come tanti... Eh, Ragazzi che suonano, e quindi mi sono avvicinato. Ma la, la mia storia è molto particolare perché io sono andato a New York um, attratto da un'area di musicisti che mi interessava e che ho trovato molto stimolante. E nella quale area non c'è un confine fra generi direi: per cui si incontra dal professore della Juilliard School al All'esponente del più radicale movimento di improvvisazione free, al uh, rock e taro incallido, al uh, profeta del noise eh, tutto molto mescolato in una maniera molto interessante. Quindi perciò è molto difficile definire un genere perché non saprei trovare un'etichetta. Infatti, i nostri dischi è sempre difficile collocarli in un negozio. Infatti li vendiamo noi, eh, vorrei dirlo così. Che strumenti vengono coinvolti in questa improvvisazione? Allora, chitarra classica amplificata, contrabbasso e un set di percussioni molto particolare. Non è una batteria, lo vedrete, è un, uh, è un, un set di percussioni molto particolare. Francesca Diletta per Faenza Web TV.